lo cercavano in tutta Europa, ma è stato arrestato nell'Agrigentino dai carabinieri. Procura apre inchiesta sull'ultimo naufragio al largo di Lampedusa, ma ad una morte si aggiunge una nuova vita. Verrà chiuso invece il centro d'accoglienza del villaggio Mosè. I sindaci corrono ai ripari, Palma chiude 5 zone della città, Canicattì le scuole, Ioppolo tamponi a tappeto, la regione annulla il canone del demanio, il Consiglio dei Ministri prepara la manovra Covid. Agrigento non conferirà più i rifiuti fuori provincia, si abbasseranno i costi del servizio, il nuovo contratto prevede una tariffa più bassa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, un uomo ricercato in Germania si era reso irreperibile, è stato catturato e arrestato a Campobello di Licata. Lo cercavano in tutta Europa, ma l'uomo è stato ritrovato nell'Agrigentino dei Carabinieri. Su di lui pendono le accuse in materia di droga e furto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani dei carabinieri di Agrigento, rintracciato un catturando ed eseguito un mandato d'arresto europeo. L'uomo dalle iniziali SLB, classe 82, nato in Germania, si è reso responsabile, secondo gli inquirenti tedeschi, fra il 2018 e il 2019 di reati in materia di sostanze stupefacenti e di furto. Dopo essere stato condannato in Germania ed essersi reso reperibile in quel paese, l'autorità giudiziaria tedesca, tramite il Dipartimento Centrale di Polizia Criminale, denominato Sirene, ha emesso un provvedimento di ricerca e cattura in ambito europeo. Il 38enne è stato immediatamente rintracciato grazie all'intervento del nucleo investigativo di Agrigento, che tempestivamente ha contattato la stazione di Campobello di Licata, la quale, ben conoscendo il territorio di competenza, ha saputo in breve localizzarlo. L'arrestato dovrà scontare la pena di 5 anni di reclusione, è stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento, nel carcere Petrusa, a disposizione delle autorità giudiziarie competenti. Sì, è stata un'attività fulminea, tempestiva, eseguita per adempiere a un ordine di cattura richiesto dall'autorità giudiziaria tedesca a carico di un cittadino campobellese classe 1982. Questo soggetto si era reso responsabile di reati di traffico di stupefacenti e di furto tra il 2018 e il 2019 in Germania. Dopo essere stato condannato, l'autorità giudiziaria tedesca, avendo ricevuto l'irreperibilità del soggetto, ha emesso un provvedimento in ambito europeo che è stato raccolto in Italia tramite il Dipartimento Centrale della Polizia Criminale, quindi l'organo di Sirene, che lo ha diramato ovviamente in ambito nazionale. Il nucleo investigativo di Agrigento lo ha reperito e ha tempestivamente contattato la stazione di Campobello di Licata. La nostra capillarità sul territorio, nonché la capacità e la conoscenza stessa del territorio da parte del comandante di stazione, ha permesso una rapida localizzazione del soggetto, che è stato arrestato e condotto in carcere, dove dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione. L'attività è stata un'attività svolta tempestivamente, che ci ha permesso di individualizzare il soggetto non nella sua abitazione di residenza, bensì in un caseggiato rurale dove lui si era trasferito da alcune settimane unitamente alla sua compagna. Quindi queste informazioni ci hanno permesso quindi di individuare attraverso dei servizi di osservazione questa abitazione, questo caseggiato rurale, di intervenire nel pomeriggio di ieri, di cinturare la zona e di bloccarlo e catturarlo, condurlo nei nostri uffici e poi, dopo le formalità di rito, trasferirlo presso la casa circondariale di Agrigento. No, diciamo che il soggetto era sicuramente a conoscenza di questo provvedimento restrittivo, quindi alla vista dei carabinieri non ha opposto resistenza e ha capito il motivo per cui noi eravamo lì.
Una migrante incinta che era approdata a Lampedusa ha partorito a bordo di un elicottero del 118 che la stava trasferendo ad Agrigento. La donna è stata assistita dai medici e personale del sistema sanitario regionale. La mamma e il piccolo, che adesso sono ricoverati nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, stanno bene. Rimarrà per sempre a Lampedusa in una bara il neonato di 6 mesi morto annegato. La mamma, una 17enne, è allo spot dove è assistita dai volontari e psicologi. Il papà è rimasto in Libia. Altri 4 barconi sono arrivati sull'isola. Lello Casese. Continuano ad arrivare nell'isola di Lampedusa barconi, ne sono arrivati due con circa 170 persone soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, mentre altri 5-6 più piccoli barchini sono già stati monitorati da Guardia Costiera e Guardia di Finanza durante la notte. Arrivata invece nell'isola la bara bianca per il piccolo Yosef, di 6 mesi, morto 2 giorni fa a seguito del naufragio di un gommone di migranti davanti alle coste di Lampedusa. La piccola bara bianca sarà tumulata nel cimitero di Lampedusa. Si attende ancora l'autorizzazione della procura di Agrigento, dichiara il sindaco Toto Martello, che non ha parole davanti a quest'ennesima tragedia. Non possiamo stupirci ogni volta per quello che accade nel Mediterraneo. La questione dei migranti è un problema che riguarda tutta l'Europa. È un tema che deve trovare unita l'Unione Europea e per dimensioni e per gravità. Non è diverso da questioni come il terrorismo. Gli attentati in Francia ci riguardano tutti, le morti in mare pure. Non c'è più tempo da perdere, ha concluso Totò Martello. Sono molti lampedusani che da qualche giorno hanno visitato la bara nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Il tutto avviene in maniera molto composta, silenziosa e rispettosa delle norme anti-Covid. Momenti terribili che il mondo intero ha visto con lo straziante grido della mamma durante il naufragio, che avevano fatto sperare in un buon esito, poi purtroppo spento per il piccolo Yosef. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per il naufragio verificatosi mercoledì scorso in acque libiche, circa 30 miglia a nord dalle coste di Sabrata. Una tragedia in cui hanno perso la vita 6 migranti, fra cui un neonato di 6 mesi originario della Guinea. Le ipotesi di reato al momento avanzate sono naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tutta l'indagine è della Procura di Agrigento, con a capo Luigi Patronaggio e il suo vice Salvatore Vella, perché è a Lampedusa che sono approdati i primi naufraghi: una donna incinta, una mamma 17enne e il cadavere del neonato. Gli altri 5 cadaveri sono stati invece portati dalla Open Arms, che si è occupata del soccorso in acque libiche, a Trapani. Le indagini vengono al momento portate avanti su un fronte di 360 gradi, tenendo conto anche delle problematiche relative alla giurisdizione internazionale. Consuntivo e prospettive della gestione Covid nell'Agrigentino. Un ampio intervento video del commissario dell'azienda sanitaria provinciale Mario Zappia. Vediamolo nello stralcio. I dati della nostra provincia relativamente al Covid-19 è questa al 13 novembre. 50 nuovi casi positivi, 15 guariti, 5 ricoverati, 5 deceduti. In totale i soggetti positivi sono 1.496, di cui 556 guariti, 39 deceduti, 819 in trattamento domiciliare, 82 ricoverati. Di questi 55 in ospedale e 27 in strutture a bassa intensità di cure. Ma vediamo in dettaglio i nuovi casi che si sono verificati nella giornata di ieri, comunicati dall'ASP. Ad Agrigento abbiamo 2 casi in più e quindi si va a un totale di 69, ad Aragona 3 in più e andiamo a 25 casi, a Campobello di Licata 1 caso in più e andiamo a 17, a Canicattì più 8 e si sale a 129 contagiati, il primo nella nostra provincia. A Castel Termini 1 caso in più, si va a 12, a Cianciana 3 casi in più e si portano a 9, a Licata più 7 andiamo a 86 contagiati, a Naro più 5 si va a 42 contagiati, a Palma di Montechiaro più 5 per un totale di 45 persone, Raffadali più 3 per un totale di 27 contagi, a Realmonte più 1 e si va a 3. I ricoverati in particolare vedono a San Giovanni di Dio di Agrigento 33 persone, mentre a Sciacca 14, presso l'ospedale, in foresteria 17. Sentiamone in sintesi il punto di vista del dottor Zappia dell'ASP di Agrigento.
Perché questo può essere utile per avere intanto contezza di quello che sta succedendo nella nostra provincia e poi soprattutto mi auguro anche a non farci allarmare, perché purtroppo ho visto alcuni social, alcuni articoli che vengono, diciamo, fatti magari su fonti non certe. Quindi con il nostro appuntamento che vuole essere settimanale, ogni settimana io vi farò un report della settimana, quello che è successo durante la settimana, i numeri effettivi e le cose che noi stiamo facendo per Una volta giunge così organizzarci e notizia che nuovi fronteggiare tamponi rapidi questa terribile approdano pandemia. finalmente. Fotografia di Ambulatori, quello che sono i medici, dati famiglia, attuali. se la... Terapie intensive, ordinarie e hotel Covid, perché questi sono i settings assistenziali che sono raccomandati da tutti, ma noi diciamo che anche qua avevamo pensato un attimino prima che ce lo raccomandassero. Allora, Sciacca, distretto Sciacca Ribera, terapia intensiva. Noi abbiamo tre posti letto Covid occupati su 10 disponibili, quindi abbiamo una disponibilità di Covid, abbiamo mantenuto una quota per i non Covid. Perché il concetto fondamentale che vorrei ribadire, lo dirò sempre, è che in Migliori questo momento gli dialoghi ospedali, con tutti i consentirmi sacrifici di di cui sopra, stanno cioè di funzionando sia per i ottenere pazienti 2 Covid milioni di che per i non tamponi Covid. antigenici rapidi, Discorso l'indennizzo totale Agrigento. medici. No, completiamo un attimo Ribera per completare il distretto di Sciacca. Su Ribera in questo momento abbiamo lavori in corso per 10 posti letto di terapia intensiva, 10 posti di subintensiva. E poi altri 10 si sono recuperati nelle sale operatorie perché il Ministero e la Regione ci hanno spinto a fare con urgenza dei posti per eventuali escalation della pandemia. Quindi su Ribera in questo momento abbiamo lavori in corso e predisposizione dei posti letto e soprattutto abbiamo un'azione di potenziamento dell'ospedale che penso che da questo momento in poi diventerà veramente un ospedale finalizzato a qualcosa e soprattutto un ospedale che ci sarà anche in era post-Covid. Potenziamento significa intanto un adeguamento strutturale e tecnologico che lo farà diventare un signor ospedale e poi sotto il profilo del personale ci sono una serie di assunzioni e reclutamento di personale per le malattie infettive, per la cardiologia. Quindi l'ospedale nei fatti è potenziato. Quindi abbiamo ampliato l'offerta di posti letto per garantire alle persone che non hanno il Covid di potersi curare anche in questo momento. I dati della nostra provincia relativamente al Covid-19 è questa al 13 novembre. 50 nuovi casi positivi, 15 guariti, 5 ricoverati, 5 deceduti. In totale i soggetti positivi sono 1.496, di cui 556 guariti, 39 deceduti, 819 in trattamento domiciliare, 82 ricoverati. Di questi 55 in ospedale. E 27 in strutture a bassa intensità di cure. Ma vediamo in dettaglio i nuovi casi che si sono verificati nella giornata di ieri, comunicati dall'ASP. Ad Agrigento abbiamo 2 casi in più e quindi si va a un totale di 69, ad Aragona 3 in più e andiamo a 25 casi, a Campobello di Licata un caso in più e andiamo a 17, a Canicattì più 8 e si sale a 129 contagiati, il primo nella nostra provincia. A Castel Termini un caso in più, si va a 12, a Cianciana 3 casi in più e si portano a 9, a Licata più 7 andiamo a 86 contagiati, a Naro più 5 si va a 42 contagiati, a Palma di Montechiaro più 5 per un totale di 45 persone, Raffadali più 3 per un totale di 27 contagi, a Real Monte più 1 e si va a 3. I ricoverati in particolare vedono a San Giovanni di Dio di Agrigento 33 persone, mentre a Sciacca 14 presso l'ospedale e in foresteria 17. Sentiamone in sintesi il punto di vista del dottor Zappia dell'ASP di Agrigento. Perché questo può essere utile per avere intanto contezza di quello che sta succedendo nella nostra provincia e poi soprattutto mi auguro anche a non farci allarmare, perché purtroppo ho visto alcuni social, alcuni articoli che vengono, diciamo, fatti magari su fonti non certe. Quindi con il nostro appuntamento che vuole essere settimanale, ogni settimana io vi farò un report della settimana, quello che è successo durante la settimana, i numeri effettivi e le Sulla cose che noi stampa, stiamo facendo per una volta giunge così organizzarci e notizia che nuovi fronteggiare tamponi rapidi questa terribile approdano pandemia. finalmente. Fotografia di Ambulatori, quello che sono i medici, dati famiglia, attuali. se la...
terapie intensive ordinarie e hotel Covid, perché questi sono i setting assistenziali che sono raccomandati da tutti, ma noi diciamo che anche qua avevamo pensato un attimino prima che ce lo raccomandassero. Allora, Sciacca, distretto Sciacca Ribera, terapia intensiva. Noi abbiamo 3 posti letto Covid occupati su 10 disponibili, quindi abbiamo una disponibilità di Covid. Abbiamo mantenuto una quota per i non Covid, perché il concetto fondamentale che vorrei ribadire, lo dirò sempre, è che Io in questo chiedo momento di gli ospedali, con tutti i consentire sacrifici di cui l'ampio sopra, stanno cioè di funzionando sia per i ottenere pazienti numero Covid di che per i non tamponi Covid. antigenici rapidi. L'intero Discorso sistema Agrigento. sanitario No, completiamo un attimo Ribera per completare il distretto di Sciacca. Su Ribera in questo momento abbiamo lavori in corso per 10 posti letto di terapia intensiva, 10 posti di subintensiva e poi altri 10 si sono recuperati nelle sale operatorie perché il Ministero e la Regione ci hanno spinto a fare con urgenza dei posti per eventuali escalation della pandemia. Quindi su Ribera in questo momento abbiamo lavori in corso e predisposizione dei posti letto e soprattutto abbiamo un'azione di potenziamento dell'ospedale che penso che da questo momento in poi diventerà veramente un ospedale finalizzato a qualcosa e soprattutto un ospedale che ci sarà anche in era post-Covid. Potenziamento significa intanto un adeguamento strutturale e tecnologico che lo farà diventare un signor ospedale e poi sotto il profilo del personale ci sono una serie di assunzioni e reclutamento di personale per le malattie infettive, per la cardiologia. Quindi l'ospedale nei fatti è potenziato. Quindi abbiamo ampliato l'offerta di posti letto per garantire alle persone che non hanno il Covid di potersi curare anche in questo momento. Capo del DAP Bernardo Petralia, attraverso i canali istituzionali, ha diffuso un messaggio video alla polizia penitenziaria. Petralia, dopo aver espresso tutta la sua solidarietà, ha richiamato il sentimento della passione personale e collettiva e ha invitato tutti all'attenzione, attenzione in particolare a rispettare le regole anticontagio sia sul lavoro che sulla vita privata. Buongiorno a tutti. Vi parlo con questo videomessaggio a nome mio personale e del vice capo, il Roberto Tartaglia. E vi parlo col videomessaggio perché non posso incontrarvi tutti, cosa che mi sarebbe tanto piaciuta. Fin dal primo giorno del mio insediamento io avrei voluto incontrarvi uno per uno e tutti insieme per parlarci, per farci conoscere. Ma questo oggi è reso assolutamente impossibile da questa situazione difficile, di buio profondo che viviamo. Per questo virus che riguarda non soltanto la polizia penitenziaria, ma l'intera galassia penitenziaria e tutta Italia e tutto il mondo. Ma io oggi mi rivolgo a voi e il mio primo pensiero va a chi di voi è sofferente a causa del virus, sia che sia ricoverato, sia che sia sofferente perché isolato a causa del virus. Il pensiero va a voi, prima di tutto a voi e alle vostre famiglie. A tutte le famiglie, ma anche a tutte le famiglie dei miei poliziotti, perché sono famiglie che soffrono comunque, perché so che il lavoro è difficile, so che il lavoro è complicato e oggi è più difficile, è più complicato di sempre. E io sono qua a testimoniarlo e a dirvelo e a darvi tutta la mia massima solidarietà. Voglio parlarvi di 3 cose principali, rapidamente. La prima riguarda la passione, bisogna mettere passione nel nostro lavoro, la passione che ogni sera io riscontro quando telefono ad ognuno di voi che ha subito aggressioni in carcere o che ha salvato una vita umana nel tentativo di togliersi la vita. Allora io telefono e sento dalle parole la vibrazione della passione di ogni singolo e di questo sono contento, per me è un grandissimo conforto perché io ho mantenuto intatta, inalterata, illesa la passione del mio primo giorno e fino ad oggi io la conservo intatta, come dicevo. Ma questa passione non basta che sia passione dei singoli, deve diventare e deve essere quanto più possibile passione collettiva. Questo è uno degli obiettivi che dobbiamo prefiggerci, che dobbiamo coltivare, è una passione che deve essere collettiva, ma non basta nemmeno questo, perché la passione bisogna insegnarla e bisogna insegnarla con l'esempio, perché l'insegnamento della passione, l'esempio della passione crea maggior unità. Ed è proprio di unione, oltre alla passione, che voglio dirvi e voglio parlarvi. L'unione è molto importante per un corpo come il nostro, che deve vivere unito.
Unione significa solidarietà reciproca e significa anche rendersi pronti ad aiutare uno per l'altro e tutti insieme. Perché più unione ci sarà, più aumenterà la dignità, ma aumenterà soprattutto la credibilità del corpo. E noi abbiamo bisogno di nutrirci di maggiore credibilità, perché più siamo credibili, più potremo chiedere e ottenere. Non basta passione, unione, ma ciò che conta oggi più che mai è l'attenzione. Io questo lo sottolineo particolarmente, occorre molta attenzione. Quando vi chiedo e ci chiediamo tutti insieme attenzione, significa stare attenti ai nostri contatti, stare attenti ai nostri rapporti, curare e custodire la nostra integrità fisica, la nostra salute, perché se noi custodiamo la nostra salute, custodiamo la salute collettiva, la salute di tutti. Questo è molto importante, perché se ci sarà attenzione e soprattutto se ci sarà quest'autoresponsabilità, per cui ognuno deve disciplinare se stesso in questa cura, in questa attenzione dei propri comportamenti, nel lavoro e fuori dal lavoro, questo vale per tutti, per me in prima persona, per tutti noi e per tutti voi, allora riusciremo ad essere più uniti, ad essere più appassionati nel lavoro e a superare questo disagio che in questo momento ci attanaglia. Questo è il messaggio che volevo darvi e ciò è che volevo dirvi. Vi ringrazio di tutto quello che fate. È un cammino che stiamo facendo insieme, è un cammino che affronteremo con la possibile serenità che i tempi ci consentono, vinceremo. Io sono sicuro che ce la faremo. Grazie a tutti voi. Buone notizie per le esigue tasche degli agrigentini, ci sarà presto un forte risparmio nelle spese per il conferimento dei rifiuti umidi. Nei prossimi giorni, infatti, dicono dal comune, gli autocompattatori non dovranno più andare a depositare i rifiuti a Trapani, ma potranno farlo presso l'impianto della ditta Trinacria a Cammarate. La differenza non è cosa di poco, intanto non si pagheranno più le spese di trasporto alle ditte, visto che quando si conferisce all'interno della stessa provincia non ci sono costi aggiuntivi. E non è tutto, anche la tariffa di conferimento non sarà più di 175 euro a tonnellata, ma di 150 euro a tonnellata. Si calcola quindi un risparmio di 280.000 euro l'anno di trasporto e 320.000 euro l'anno per il conferimento, un totale quindi di 600.000 euro l'anno in meno per i prossimi 3 anni, equivalgono a un risparmio di 1,8 milioni di euro per le casse del comune e quindi dei cittadini. Per volontà del sindaco di Joppolo Giancaxio, Giuseppe Portella, tamponi a tappeto per la scuola primaria del paese sono risultati tutti negativi. Arturo Cantella. Al via Joppolo Giancaxio gli screening gratuiti fatti alla popolazione. Attualmente è stato possibile, ha dichiarato il sindaco Angelo Portella, acquistarne solo 250. Poi successivamente si provvederà a prenderne altri e quindi a farli. Un appello del primo cittadino Portella alla sua gente a restare a casa, a rispettare le regole, al distanziamento sociale e a non uscire dalla propria abitazione se non proprio per motivi validi. Io devo intanto ringraziare tutti i medici che sono qua, che volontariamente si sono offerti e mi hanno anche consigliato tutto ciò che fare. E come comune stiamo cercando di fare questo screening che per ora limitato, perché ne abbiamo presi 250, ma cercheremo nei prossimi giorni di acquistarne altri per cercare un po' di continuare questo lavoro iniziato. La situazione attuale del comune di Joppolo? Fortunatamente siamo senza nessun caso di Covid, quindi speriamo di riuscire a mantenere questa bella posizione, di non avere nessun contagio. L'invito alla popolazione è sempre lo stesso, cerchiamo di mantenere il massimo e attenerci alle regole che dà il Ministero della Salute, quello di distanziamento, uso della mascherina e uscire solo ed esclusivamente per quello che c'è di bisogno, proprio per le necessità e basta. A eseguire i tamponi la dottoressa Maria Giglione, che afferma come fino ad ora Joppolo Giancaxio è stato un paese esente da Covid, per via della popolazione che ha seguito e rispettato bene le regole. Speriamo di continuare così, esorta anche la gente a continuare a farsi i tamponi e non abbassare la guardia. Allora, stiamo facendo un'azione di screening per la nostra piccola comunità, che fino ad ora è stata esente dal contagio del Covid. Speriamo che questa situazione può continuare
Anche perché c'è stata una ottimale responsabilizzazione da parte della popolazione, un'ottimale risposta alle comuni regole che sono state impartite, lavaggio delle mani, distanziamento sociale, igienizzazione, e quindi è una condizione che ci ha consentito al momento una comunità piccola di rimanere esenti dal contagio. Speriamo che questa situazione possa continuare, e oggi con questa attività di screening che stiamo facendo dobbiamo di fare anche il punto della situazione sulla condizione attuale, di sottoporsi allo screening volontario e di continuare a seguire le regole di distanziamento sociale, igienizzazione, evitare gli assembramenti e continuare in questo percorso che è stato molto virtuoso, almeno per la nostra piccola comunità. Ci auguriamo che anche oggi, come anche nei giorni precedenti, i tamponi siano tutti negativi, però non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Il virus ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo tra di noi, c'è la condizione particolare di una condizione di malattia in cui tante persone si ammalano contemporaneamente. Quindi c'è la pressione sugli ospedali, sulle terapie intensive, ed è quello che si deve assolutamente evitare. Lo dobbiamo fare per i nostri anziani, per i nostri piccoli, per tutti gli operatori sanitari che sono in prima linea, in trincea, a combattere questa brutta pandemia. Cresce il numero dei contagi a Palma di Montechiaro. Il sindaco Stefano Castellino ordina il divieto di assembramento nei luoghi più frequentati, soprattutto dai giovanissimi. I ragazzi fanno di tutto e di più, dice il primo cittadino. Pertanto, visto che ne ho facoltà, ho deciso di inibire l'ingresso in 5 tra vie e piazze dove solitamente i giovani si incontrano. Non ho alternative, continua il sindaco palmese. Purtroppo i miei appelli sono caduti nel vuoto, siccome i contagi da Covid-19 aumentano quasi giornalmente, non possiamo che correre ai ripari. Ho chiuso le scuole proprio per prevenire altri casi, ma non serve a nulla se poi i ragazzi si incontrano nelle piazze. Il rischio contagio è molto alto. Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, ha ordinato di prolungare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Vediamo. Signor sindaco, a causa dell'aumento notevole dei casi di Covid-19 a Canicattì, lei ha disposto che la popolazione scolastica, scuole medie superiori e gli istituti di scuola media, quelli coinvolti dalla Covid-19, venissero sottoposti a tamponi oggi e domani. Per la verità, questa iniziativa relativamente alle scuole superiori è stata disposta dall'ANCI e dall'assessorato regionale, quindi dalla presidenza della regione, che riguarda lo screening appunto degli studenti, dei docenti e anche dei familiari di coloro i quali frequentano le scuole superiori della nostra città. Si svolgerà in 2 giorni, oggi e domani, ma con l'occasione in questo sito si svolgeranno anche alcuni tamponi di controllo relativamente agli alunni di alcune scuole che sono state in questi giorni coinvolti da situazioni di positività da parte di alunni e di insegnanti, e quindi oggi e domani verrà svolto questo screening di massa proprio per individuare quanto più possibile delimitare la situazione, quindi monitorare la situazione. Auspichiamo che questi controlli di oggi non ci diano numeri preoccupanti, perché purtroppo in città, come è noto a tutti, i casi di positivi sono in forte crescita e questo ci desta molta preoccupazione. Rappresenta appunto uno screening di massa che auspichiamo possa essere esteso a tutta la popolazione scolastica, e vado oltre, che possa essere esteso anche a tutta la popolazione, a tutta la cittadinanza. Appunto per questo in questi giorni stiamo cercando di invitare l'ASP, invitare i medici di famiglia a far effettuare ai propri pazienti dei tamponi, quindi a effettuare loro stessi dei tamponi, affinché appunto si possa avere un quadro quanto più preciso possibile. Sindaco, riferendoci a ieri, perché i dati l'ASP li comunica nel tardo pomeriggio di ogni giorno, che dati abbiamo? I dati che ci hanno comunicato l'ASP aggiornati a ieri pomeriggio sono 131 positivi. Infatti nella giornata di ieri ci sono stati comunicati 13 nuovi positivi e 2 soggetti che sono guariti.
dati molto, molto alti, perché rispetto a tutta la provincia Canicattì purtroppo ha il record di maggiori contagiati, e questo appunto ci preoccupa non poco per l'avvenire. È una situazione difficile, e l'invito alla cittadinanza è quella di assumere un comportamento, un atteggiamento sempre più prudente, perché queste sono giornate particolarmente difficili e dobbiamo fare di tutto per evitare che possa scoppiare un focolaio che sarebbe devastante per la nostra città. È stata prorogata di un'altra settimana la chiusura delle scuole? Sì, in virtù di questi dati del crescente numero di soggetti positivi ci è sembrato doveroso sospendere ulteriormente l'attività didattica delle scuole cittadine anche per tutta la prossima settimana, proprio perché i dati di cui siamo in possesso che l'ASP ci fornisce ha fatto notare che molti dei positivi della nostra città sono riconducibili alla popolazione scolastica. Non dico che il contagio si è verificato all'interno della scuola, ma dei tamponi che sono stati fatti, molti sono gli alunni delle scuole medie e della scuola primaria, e appunto per questo riteniamo assolutamente doveroso aver prolungato la chiusura, in attesa che questo monitoraggio possa farci meglio comprendere l'entità della situazione del contagio in città. In Sicilia i titolari di una concessione demaniale marittima non dovranno pagare il canone per l'anno in corso. Quella che era un'idea adesso è assoluta certezza. Il governo Musumeci ha infatti trovato la copertura finanziaria alla previsione contenuta nella legge di stabilità, una misura fortemente voluta dall'esecutivo di Palazzo d'Orleans per offrire ristoro ai gestori dei lidi balneari dell'isola. Si tratta di 3.000 esercenti che danno lavoro a 100.000 persone. Manovra Covid, il Consiglio dei Ministri spunta un testo della manovra 2021, un intervento da 38 milioni di euro che la prossima settimana dovrebbe finalmente approdare in Parlamento. C'è il servizio di Lello Casesa. Da parte del governo Conte da destinare all'emergenza Covid-19. Tra queste, nel 2021 prevista l'introduzione dell'assegno unico per circa 3 miliardi. Il testo, non ancora completo, è suddiviso in 243 articoli, 21 capitoli, che vanno dal fisco alla sanità, al lavoro e famiglia, al Recovery Fund. Previsti più fondi per aumentare gli stipendi di medici e infermieri nella sanità pubblica, maggiori risorse anche per i tamponi e i medici di base con nuovi contratti di specializzazione. 4 miliardi nel 2021 per finanziare le misure anti-Covid e consentire l'adeguamento degli interventi a sostegno delle attività economiche e produttive. Altri 5,3 miliardi per finanziare 12 settimane di cassa integrazione alle aziende in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. 4 miliardi per il fondo sul reddito di cittadinanza. Previsto un fondo a sostegno dell'impresa femminile per promuovere l'imprenditoria femminile. Prorogati i bonus edilizia, bonus verde in materia di riqualificazione energetica, impianti di microgenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La bozza prevede anche la proroga del bonus facciate e del cosiddetto bonus verde con particolari detrazioni su specifici interventi. Arrivano 100 milioni nel 2021 per il rifinanziamento del bonus mobilità, destinata all'acquisto di biciclette elettriche, non monopattini e overboard. Ed infine 4 miliardi per la riforma del fisco del 2022, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale. Arriva invece la stretta sugli affitti brevi, che riguarda chi affitta più di 4 case, che verrà considerato fiscalmente come un'impresa. In ultimo, il bonus bebè per circa 960 euro annui resta in vigore e verrà riconosciuto a tutti i bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Blutech, la Cassazione ha annullato l'arresto per l'ex Fiat di Termini Imerese. I dettagli nel servizio.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza di custodia cautelare per il patron di Bluetech, Roberto Ginatta, il 74enne imprenditore torinese che aveva rilevato lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese ed era stato arrestato lo scorso giugno su richiesta della Procura di Torino nell'inchiesta per presunta malversazione di 16 milioni di euro. Si sarebbe intascato finanziamenti che Invitalia aveva concesso alla sua società per rilanciare l'impianto automobilistico siciliano. La Corte di Cassazione venerdì 13 ha disposto l'annullamento con il rinvio della decisione del Tribunale del Riesame che aveva confermato solo parzialmente l'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP. Ora toccherà a un nuovo Tribunale del Riesame rivalutare la richiesta degli avvocati di Ginatta. Le motivazioni della Cassazione si dovrebbero conoscere tra una decina di giorni. Siamo sollevati come difensori del dottore Roberto Ginatta del fatto che la Corte di Cassazione abbia annullato con rinvio alla Corte territoriale di Torino la misura cautelare di restrizione della libertà del nostro assistito che si trova in carcere a 74 anni da giugno scorso nonostante le richieste concorrenti di accusa e difesa per una mitigazione o revoca della misura. Dichiara l'avvocato Michele Briamonte dello studio Grande Stevens che assiste proprio Ginatta. Ci rincuora la pronuncia della Suprema Corte di diritto anche perché farà cessare la condizione di minorata difesa in cui si trova il dottor Ginatta mentre le sue aziende sono in amministrazione giudiziale. Ci sono infatti molti fronti in cui la sua esperienza, conoscenza e capacità, ci auguriamo, consente di evitare la distruzione e lo smembramento del suo gruppo costruito in generazioni di lavoro. L'inchiesta ha comprovato anche l'avviamento della situazione finanziaria di Bluetech, già compromessa durante la gestione di Ginatta. Per questo motivo Bluetech è finita in amministrazione straordinaria, ex legge Marzano, con tre commissari straordinari nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sono Giuseppe Glorioso, il commercialista palermitano, che era stato amministratore giudiziario del gruppo, Fabrizio Grasso e Andrea Filippo Bucarelli. Per lo stabilimento ex FCA di Termini Imerese si punta alla cessione a un consorzio Smart City Group che vuole riconvertire 42 ettari dello stabilimento ex FCA nei pressi di Palermo in un sito di circular economy green e ad alta innovazione tecnologica con investimenti per 200 milioni di euro. È il cosiddetto progetto Sud Smart Utility District in attesa di approvazione finale dal Ministero dello Sviluppo Economico. A regime porterà nella zona oltre 20 imprese green attive in settori diversi, dall'energia rinnovabile al riciclo dei materiali, dalla mobilità sostenibile all'uso dell'intelligenza artificiale a servizio del cittadino. Nel frattempo procede la partita legale relativa al fallimento della holding di Ginatta Metec che controlla Bluetech. I legali di Ginatta hanno presentato un ricorso al Tribunale di Torino contro Glorioso perché avrebbe lasciato in prorogazio lo stesso Ginatta come amministratore pur essendo detenuto, imponendogli di fatto la tesi dei legali, la difesa in tribunale contro il fallimento di Metec. Il ricorso è stato respinto e Ginatta adesso potrà presenziare comunque il 3 dicembre prossimo all'udienza sul fallimento. Intanto venerdì 13 si è tenuto l'incontro con il Ministero del Lavoro in merito proprio alla proroga della Cassazione scaduta il 17 ottobre scorso per i 630 lavoratori Bluetech di Termini Imerese. Il rinnovo degli ammortizzatori sociali è stato demandato al tavolo competente regionale al termine di un confronto serrato perché è necessario assicurare la continuità occupazionale di tutte le lavoratrici e di lavoratori per il rilancio industriale dell'area. Così dichiarano in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore nazionale per la FIOM CGIL, Roberto Mastro Simone, segretario generale FIOM CGIL Sicilia. È necessario continuare il confronto in corso con il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia, commissari e Regione Sicilia per giungere ad un percorso chiaro e che dia certezze.
È stata ritirata la procedura della cassa integrazione per cessazione ed è stato concordato con i commissari la proroga della cassa per amministrazione straordinaria per i prossimi 12 mesi. Inoltre la FIOM ha proposto ulteriori strumenti messi in campo dal gruppo per tutelare l'occupazione, il salario, la formazione, a partire dal fondo nuove competenze, e i commissari hanno dato la disponibilità a valutarne l'utilizzo, la continuità occupazionale dei lavoratori e il centro di qualsiasi progetto industriale possa essere presentato per termini imerese. Lo Stato ha realizzato un patto con i lavoratori che deve essere rispettato. Nasce l'Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità. L'iniziativa è stata promossa da Niccolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale. Vediamo. Nasce in Casa Parlamento della Legalità Internazionale l'Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità. A portarla al battesimo nella capitale romana Niccolò Mannino e Salvatore Sardisco, con diverse personalità. Sentiamo lo stesso Niccolò Mannino. Anni di grande supporto di cultura, anni di grande evangelizzazione, perché no? Ricordo come Monsignor Michele Pennisi ebbe a dire sia a me che a Salvo Sardisco che la nostra è realmente una missione. Anni di grandi incontri culturali con i giovani in tutte le parti d'Italia, nelle scuole, negli ospedali, nelle parrocchie, nelle platee, nelle assemblee d'istituto. Cosa abbiamo raccolto da questi giovani? Abbiamo raccolto un solo desiderio, un progetto formativo culturale che li educasse nella quotidianità a vivere quello che è il grande valore della legalità, intesa come gratitudine, intesa come amore alla vita. Ecco il Parlamento della Legalità Internazionale, che nasce dopo le strage di Capaci e Via D'Amelio. E allora, dopo un grande confronto che abbiamo fatto con il vicepresidente Salvatore Sardisco, con i nostri coordinatori culturali delle varie regioni d'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, al Veneto, nasce una nuova idea in Casa Parlamento della Legalità: dare vita a un ramo culturale di grande formazione e livello, quale quello dell'Accademia Internazionale degli Studi sulla Legalità. E allora, recentemente abbiamo dato vita a un incontro con tutte le misure anti-Covid, attenzione, no? Con tutte le mascherine possibili e immaginabili, con tutte le distanze che potevamo mettere in atto, per pensare come far nascere un'Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità. E abbiamo chiesto dei consensi, se era il caso e se ne valeva la pena. Mi commuove dire che il primo sì ci è arrivato dal generale di brigata Cosimo Basile, il fratello del capitano Emanuele Basile, ucciso dalla mafia 40 anni fa a Monreale. E Mimmo Basile, dopo il convegno che abbiamo svolto il 5 settembre a Poggio San Francesco, che ci ha raccontato con passione come ha visto morire il fratello, ha detto: sì professore, io sono con voi. Lo stesso ha fatto Raffaele Luiz, giornalista decano vaticanista, che ci ha fatto un articolo meraviglioso sull'Osservatore Romano, proprio su quello che abbiamo vissuto a Poggio San Francesco con il cardinale Cocco Palmerio e il nostro arcivescovo, che ringrazio di cuore, Monsignor Michele Pennisi. Anche lui, Raffaele Luiz, sì, sono d'accordo a questa iniziativa. Don Sergio Mercanzin, il generale interregionale dell'esercito, il generale di corpo d'armata Giuseppe Nicola Tota, anche un parere anche favorevole, di affetto, del nostro presidente onorario, il generale Carmine Lopez, e tanta gente hanno detto sì. Non solo più un incontro mordi e fuggi, non solo più una conferenza così tanto per, ma un'accademia internazionale che ha solo un impegno: costruire la bellezza di un'etica morale a servizio di una collettività che vuole riscoprire la bellezza di essere propositivi. E allora questa Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità vedrà la realizzazione di alcuni dipartimenti, vedrà la realizzazione di alcune tesine, vedrà anche il dialogo che noi andremo a fare anche con altre università per presentare e motivare giovani da tutta Italia che credono in un'autentica cultura di bellezza, di riscatto e di vita. Quindi ringrazio sin da adesso tutti coloro che vorranno collaborare con noi, perché l'Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità non è un sogno, è già una realtà, perché vive nel cuore del Parlamento della Legalità Internazionale. Parliamo adesso della scommessa di due giovani imprenditori siciliani. C'è il servizio.
Giuseppe e Roberto Giordano, due fratelli siciliani di 28 e 20 anni, hanno scelto di dedicarsi all'agricoltura investendo tempo e risorse nella coltivazione e produzione di agrumi e olio extravergine di oliva. I due giovani hanno puntato tutto sulla loro terra, in Sicilia. A differenza di molti coetanei che lasciano l'isola, per cercare lavoro altrove, Giuseppe e Roberto sono rimasti in Sicilia per scommettere su questi agrumeti e oliveti che da generazioni producono arance, mandarini, limoni, pompelmi e un pregiato olio. Hanno fondato Orange Sicily, che da 2 anni soddisfa i palati di una vasta clientela sparsa ormai in tutta Italia. Le arance e gli agrumi di Ribera rappresentano una delle coltivazioni più importanti della Sicilia grazie ai loro valori nutrizionali e proprietà organolettiche. Nel giardino di Orange Sicily si coltiva la varietà di arancia Washington Navel, famosa per la sua dolcezza e per il suo basso livello di acidità, ricca di vitamina C e ottima da gustare a tavola, come spremuta o nella preparazione di diverse ricette. I prodotti vengono raccolti dopo l'ordine per garantire freschezza e genuinità, ma la qualità del prodotto non basta per far decollare un'azienda agricola, servono anche persone coraggiose. Ci vuole coraggio a fare impresa in un settore come quello dell'agricoltura, in cui i fattori che possono incidere sulla produzione sono tanti e spesso non controllabili dall'uomo. Giuseppe e Roberto si sono letteralmente sbracciati e mettono giorno per giorno passione e forza di volontà per vincere quella scommessa e dimostrare che rimanere in Sicilia non significa accontentarsi, bensì costruire e spiccare il volo senza essere mai partiti. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo, presenta il calendario 2021 dell'Arma e altre iniziative editoriali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentato stamani dal comandante provinciale dei Carabinieri Vittorio Stingo, il calendario storico dell'Arma dell'anno 2021, affidato alla penna di Valerio Massimo Manfredi, custode e cantore della storia antica e delle tavole realizzate da un esponente della transavanguardia italiana, Francesco Clemente, un maresciallo Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere toscano come sommo poeta, il filo conduttore trasversale tra i 12 racconti, uno per ogni mese. Alighieri, colto fino al punto di conoscere a memoria l'intero poema, narra di vicende verosimilmente accadute nel suo percorso di carriera e nelle diverse esperienze operative maturate, percependo le parole di Dante come fonte insostituibile di ispirazione per coraggio, inventiva e generosità. Il calendario storico 2021 dell'Arma dei Carabinieri è dedicato ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri. Dante Alighieri, il sommo poeta toscano, inventore della lingua italiana, descritta attraverso i suoi terzetti, gli endecasillabi della Divina Commedia in particolare. Il calendario rappresenta anche un trade union tra Dante Alighieri e l'Arma dei Carabinieri attraverso quella che è la rassegna di fatti criminosi che Dante descrive principalmente nel Cantico dell'Inferno e che rappresentano poi una serie di eventi ripresi successivamente anche da altri scrittori importanti come Shakespeare o Edgar Allan Poe in quelli che sono poi i romanzi gialli. Il calendario anche quest'anno viene affiancato dall'agenda storica, è un'agenda che invece è dedicata ai 150 anni dalla prima uscita pubblica di Pinocchio di Collodi e rappresenta anche questa, riprende i famosi classici due carabinieri che arrestano Pinocchio, il cattivo burattino che non voleva andare a scuola. Salta il ritorno in campo, il campionato di calcio riprenderà il 3 dicembre. Carmelo Lentini. Adesso c'è una data certa per la ripresa degli allenamenti dilettantistici. A ribadirlo con forza è la LND con un proprio comunicato divulgato in queste ultime ore. Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato deciso. Lo stop durerà per tutto il mese di novembre, poi a partire dal 4 dicembre ci sarà ufficialmente la ripresa degli allenamenti per le 2 settimane successive. Spazio poi ai recuperi delle gare non disputate e infine il regolare svolgimento dei vari campionati. Tutto ciò è stato affrontato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi venerdì 13 dicembre in videoconferenza per la quasi totalità dei suoi componenti.
Pur considerando il protrarsi dell'emergenza sanitaria e le incertezze legate ai cambiamenti delle misure di contenimento al contagio da coronavirus, l'obiettivo principale resta quello di privilegiare lo svolgimento e il completamento delle attività sul territorio. Nel contempo, il massimo organismo della LND ha anche deliberato l'annullamento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, degli spareggi e anche tra le seconde classificate di eccellenza e quelle della fase nazionale del campionato juniors regionale. Annullati per la stagione 2020-2021 anche i tornei delle regioni, sia di calcio a 11 che di calcio a 5. Riepilogando, la LND intravede nello svolgimento completo dei calendari con gare di andata e ritorno e annullamento della disputa di play-off e play-out, ad eccezione dei comitati regionali che hanno modificato il format. La conclusione ottimale della stagione, anche prevedendone l'estensione oltre il 30 giugno del 2021. Intanto i calciatori dell'Agregas continuano ad allenarsi individualmente sotto l'occhio vigile dello staff tecnico, rispettando il protocollo imposto dal DPCM. La società nel frattempo ha deciso di avvalersi della collaborazione di un nutrizionista. Si tratta del dottor Sergio Scordino, dietista e kinesiologo, che avrà il compito di seguire ogni singolo calciatore in rosa sotto il profilo nutrizionale e tutto ciò che è inerente alla composizione corporea, all'alimentazione e alla loro integrazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto, buon weekend.